Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla 26ª puntata di stagione di Sport Up. Si è giocata ieri la 27ª giornata del campionato di Serie D, girone D, 17 reti sono arrivate, frutto di 3 vittorie interne, 2 vittorie esterne, 4 pareggi, una partita sospesa per scarsa visibilità. Ma soprattutto quello che conta è che il Rimini ha allungato più 11 sulla seconda, in questo momento Limolese, sconto diretto vinto invece al Neri contro il Villa Biagio da parte dei biancorossi. E poi una curiosità del nostro servizio video inerente alla partita, anche a Bomber. Buonaventura. Andiamo a presentare subito gli ospiti di questa serata. Li troviamo alla mia sinistra, l'opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Salve, buonasera a tutti. Vicino a lui, ormai fa parte dello staff acquisito a titolo definitivo, come si usa dell'arredo, come si usa dire nel gioco del calcio, l'allenatore Massimo Zanini. Buonasera a tutti. Lo ritroviamo con piacere, anche se graderemo più una presenza femminile quale la Giorgia, ma lui è qui ancora a tifare Rimini, ma soprattutto a darci il suo supporto, il giornalista Cristiano Cerbasi. Ciò che passa oggi il convento, buonasera a tutti. No, io scherzo sempre, preziosissimo il nostro Cristiano Cerbasi, ma laggiù in fondo non l'abbiamo trascurato, non lo diciamo per ultimo, ma anzi per noi è il primo, l'opinionista da una vita per Sport Up, Renzo Baldisselli. Buonasera a tutti. Buonasera Renzo, adesso con il nostro Stefano Papini andiamo a vedere risultati e classifiche dopo il 27º turno, ma vi dico subito che mercoledì si ritorna in campo per il turno infrasettimanale, ci sarà Vigor Carpaneto Rimini. Questi risultati di ieri nel frattempo: Romagna Centro Coligiana 2-1, Firenzuola Forlì 1-1, Mezzolara Imolese 1-2, Sporting Trestina Lentigione 0-0, Sansepolcro San Maurese 1-2, Correggese San Giovannese 0-0, Pianese Sasso Marconi sospeso appunto per scarsa visibilità, sono risultati 2-0 per la Pianese, Castel Vetro Tutto Cuoio 2-0, Aquila Montevarchi Vigor Carpaneto 1-1, Rimini Villa Biagio 2-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, più 11 del Rimini, come detto poc'anzi, sulla nuova seconda in classifica Limolese, ma andiamo con ordine. Rimini al comando a quota 61, segue Limolese a quota 50, Villa Biagio terzo con 49 punti, Fiorenzuola 47, Forlì 44, Lentigione 42, San Giovannese 41, Romagna Centro 40, San Maurese 39, Aquila Montevarchi 37, Pianese 35, Vigor Carpaneto 34, Sasso Marconi 30, Castelvetro Sporting Trestina 28, Tutto Cuoio 26 insieme al Mezzolara, Correggese 25, Coligiana 24, Sassepolcro 22, Sassepolcro che questa sera un nuovo allenatore si chiama Marco Schenardi, ex centrocampista del Brescia, lo ricorderete tutti in Serie A, proveniente anche dalla primavera del Milan. Ebbene, andiamo a vedere subito il primo contributo video di questa serata prima di ascoltare i nostri ospiti. Prima vado in ordine, saluto Valentina Violini che questa sera non è qui tra noi ma ci raggiungerà lunedì prossimo, quindi ciao alla nostra Valentina. Vi ricordo anche il numero per interagire con noi durante la nostra diretta, valido sia per WhatsApp che per la messaggistica tradizionale, i 333 60 94 299. Su Facebook potete scrivere al nostro Matteo Zampini nella pagina ufficiale Sport Up Rimini. Primo contributo video di questa serata, tutti i gol della giornata. Servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. La
La 27esima giornata di Serie D è caratterizzata da 3 vittorie interne, 2 esterne e 4 pareggi, di cui 2 a reti bianche. Mentre è stata sospesa la gara tra Pianese e Sasso Marconi sul 2-0 per i padroni di casa, causa scarsa visibilità. Ben 17 le marcature, sia a Correggio a Trestina le emozioni latitano, a Castelvetro c'è chi addirittura prende le misure del campo prima del match, a Proce a scena aperta per la Samorese che continua un'impressionante marcia trionfale negli ultimi 2 mesi da fare invidia a chiunque, Rimini permettendo. La squadra di Protti, nonostante vada sotto contro il Sansepolcro per via della rete di Bianchini in apertura del match, ennesima disattenzione da calcio da fermo, ribalta la situazione nei minuti finali. Lucchese al 72esimo finalizza nel migliore dei modi un lancio dalle retrovie stoppato di petto da Jogan per la battuta finale. Lo stesso Jogan a 2 dalla fine di testa buca la porta di casa cogliendo il successo esterno. Se di successo si parla, vede la leadership lontana 11 lunghezze, Limolese, seconda della classe che piega in mezzolara aprendo le danze grazie all'involontaria deviazione alla propria porta di Mangui. Nella ripresa Gustavo Ferretti mette la partita in ghiaccio facendosi perdonare l'errore della settimana prima dagli 11 metri con Romagna a centro. Tomasini al 91esimo dimezza le distanze per un mezzolara che gioca bene ma non riesce a premiare i propri sforzi. Sospesa sul 2-0 la gara tra Pianese e Sasso Marconi. Le reti di Ferri e Benedetti annullano il vantaggio bianconero. Si giocherà nuovamente dallo 0-0. Cozzolino e Loco regolano il tutto coeo presentandosi a Castelvetro con tanto di metro per verificare le dimensioni effettive del campo, mandando su tutte le furie il presidente Davide Contri. Sogna per mezz'ora il carpanito il colpo esterno sul campo dei Montevarchi. Benasconi sblocca la situazione mentre nella ripresa Dami ristabilisce la parità in campo. Successo esterno che cullava anche i Folli, passati in vantaggio sul difficile campo del Fiorenzuola grazie alla marcatura di Felici. La risposta ai padroni di casa perviene con una bellissima torsione di testa ad opera di Bigotto per l'1-1 finale. Buono stato di salute anche per il Romagna Centro che di rigore passa grazie all'ex Rimini Cecconi. Bagatti trova il raddoppio prima che Cristiano accorci le distanze per la Colligiana, ma la sua rete non porterà i frutti sperati. 2-1 in finale. In vetrina premiamo la bellissima torsione di testa di Bigotto del Fiorenzuola. Dietro la lavagna mettiamo la terna arbitrale che prosegue in match tra Pianese e Sasso Marconi dove la visibilità è pari allo 0. Signor Renzo Baldisseri, iniziamo da te, queste sono le domande che ti piacciono, che ti galvanizzano tanto. Tu che sei un ex direttore di gara, l'avresti incominciato quel secondo tempo maledetto nel servizio che abbiamo visto tra Pianese e Sasso Marconi? Chiaro che se non si vede, ai miei tempi era da porta a porta. Adesso non so se il regolamento è cambiato, però onestamente una gara così non potevo giocarsi, non si poteva giocare. Li mettiamo dietro la lavagna, come detto nel servizio, la terna arbitrale, perché uno che ti fa ricominciare il secondo tempo in quelle condizioni... Era tentato, perché quando il risultato, non so quando il risultato ancora stava in quel... No, in quel momento stava 2-0. 2-0, cioè, forse lui non la voleva sospendere, perché c'è anche il fatto umano. Probabilmente se sospende una gara sul 2-0, probabilmente i padroni di casa avrebbero continuato comunque a giocarla. Però onestamente il regolamento dice che quando non si vede, la partita va sospesa. Mi piace. Mi trovi d'accordo. Massimo, l'ho detto nel servizio, però tu sei anche un ex di questa squadra. In questo momento le due squadre che stanno meglio in campionato insieme al Rimini, anche per i risultati che stanno ottenendo ottimi, non solo in casa ma anche in esterna, è la Samaurese e il tuo amico Stefano Protti, ma anche e soprattutto il Romagna Centro. Una parentesi e dei complimenti anche da parte tua per queste due formazioni. È chiaro che la Samaurese, dopo i rinforzi che gli sono arrivati, anche se sembra strano, ma un solo giocatore a volte a centrocampo può darti equilibrio, come lo è stato anche per il Rimini. Ricordiamoci che Capelupo è arrivato da poco e secondo il mio modo di vedere si è visto un miglioramento dettato forse da, non solo dalla qualità del ragazzo ma anche dai sincronismi che comunque cominciano ad arrivare e dall'altra parte Santoni nella Samaurese che era andato in prestito mi sembra alla Mantua è rientrato dove là non giocava però Santoni era già stato alla Samaurese lo conoscevano molto bene per cui sono due ragazzi che hanno in questo momento cambiato le sorti un po' di tutte, non voglio dire di tutte e due le squadre, ma sicuramente della Samaurese. Chiaramente Rimini aveva una concretezza diversa, aveva altri tanti giocatori in quel ruolo, lo stesso Righini che comunque in questo momento mi si dà per raffreddato, ammalato, cose del genere, ha trovato un po' meno spazio, ma sicuramente ha una qualità tale che sia Montanari, sia Capelupo, sia Morighini possono fare la differenza in un Rimini visto domenica. Stefano Papini, alias Papen, andiamo sulla schermata per quanto riguarda la classifica, che volevo fare una domanda sia al nostro Cristiano che al nostro Emanuele, illustraci, eccola qui, bravissimo Stefano.
Emanuele, allora, tiriamo un sospiro di sollievo, non è più secondo il Villa Biagio, il Firenzuola ha perso un po' di punti, il nostro Mirko Mariotti ci documentava nell'ultima puntata che è stato qui che gli mancano 4-5 titolari, quindi era anche giustificabile questo passo indietro, però da stasera questa classifica dice in questo momento più 11. Sì, più 11 con 11 partite ancora da giocare, quindi diciamo che è una classifica importante, una classifica che va rispettata perché ancora non è tomballe, il campionato non è finito, abbiamo Limolese che verrà a Rimini, tenterà fino alla fine di stare lì e noi dobbiamo essere capaci di rimanere sul pezzo e non esaltarci, o meglio noi fuori dal campo possiamo anche esaltarci, possiamo lasciarci un pochino andare perché con 11 punti di vantaggio potrebbe sembrare anche un pochino sì. Artefatto, no? Costruito, dire no, noi non ci sentiamo ancora vincitori. Ma noi quello che facciamo fuori dal campo conta relativamente. L'importante è vedere il Rimini di ieri, il Rimini che ha fame, il Rimini che corre, combatte, il Rimini che gioca e alla fine vince anche, perché quando il Rimini gioca così in questo campionato, quest'anno, non credo che ci possano essere avversari validi al punto da poterlo mettere sotto. Il Rimini di ieri è una squadra veramente, secondo me, importante per quello che è il momento del campionato. Vedendo anche la partita dell'andata, Cristiano, sicuramente il Rimini ieri ha dato una notevole forza a questo campionato, ma soprattutto si è vista una notevole forza a dispetto dell'avversario. All'andata, ricordiamo, il Rimini si era imposto in Umbria per 3-1, ieri diciamo una partita dove ci sono state tantissime, 3-2 scusami, dove ci sono state tantissime occasioni per i biancorossi, 2-0, forse anche magro come risultato. Sì, adesso non vorrei sembrare irrispettoso nei confronti del Villa Biagio che insomma, ha fatto una stagione, penso, al di sopra delle sue stesse aspettative, però penso che se ieri la partita fosse finita esattamente come quella con Sasso Marconi due settimane prima, cioè 4-0, nessuno avrebbe avuto nulla da dire e tutto sommato tra il Villa Biagio secondo in classifica e Sasso Marconi che insomma, sta un po' lottando per la sopravvivenza non si è vista tutta questa gran differenza. Renzo, credo che sia merito del Rimini, ovviamente, tutto questo. Renzo, so che volevi aggiungere qualcosa? Ma io direi che ieri a Rimini ho visto forse il miglior Rimini della stagione. Ha vinto e non ha rubato nulla. Sono d'accordo con Gerbara che se il risultato era anche più vistoso... Non c'era nulla da dire. Nulla da dire, però io voglio dire una cosa. Una cosa importante. La partita anche ieri l'ha vinta Scotti. Quando Rimini vince 1-0... Scotti ha fatto il miracolo. All'ottavo, del secondo tempo. La gente, le 2000 persone, sembrava gol. Se quella palla fosse entrata dentro, probabilmente ieri a Romeo Nero avremmo visto un altro risultato. Cambiava la dinamica. Questa è la mia opinione personale. Scotti ieri ha dato la svolta alla partita. Diciamolo le cose come... Io secondo me, quelli che veramente capiscono di calcio e gli intenditori, Scotti ieri ha dato una svolta alla partita. Perché se quella palla andava dentro, probabilmente... Io, Cerbara e Peroni non saremmo qui a parlarne del 3-0. Probabilmente avremmo visto un altro risultato. 2-0. Tutto questo, tutto, a parte tutta la battuta ironica. Dai, che sto scherzando, però, dai. Lo so che sto scherzando, però onestamente bisogna dire come io la vedo la partita. Ripeto, il Rimini ieri ha fatto una delle più belle partite, però onestamente quella parata di Scotti, secondo me, oggi, questa sera, avremmo visto un altro risultato. Detto questo, ho visto anche ieri, forse, un Arlotti sempre più migliore. Aggiungo io, Scotti gioca nel Rimini. Fermi. Rispettate la scaletta perché altrimenti è inutile che parliamo della partita che non abbiamo ancora vista. Gli spettatori stanno aspettando il nostro contributo video. Avevo detto che c'è una chicca nel servizio offerta tra l'altro da te, Cristiano, con la collaborazione della nostra Giorgia Bertozzi. Tra poco andremo a vedere anche proprio le pagelle date dalla nostra Giorgia. Però partiamo con ordine. Andiamo a vedere il servizio tra Rimini e Villa Biagio. Rimini e Villa Biagio devono fare i conti. Con la pioggia battente, il terreno scivoloso che non aiuta le buone trame di gioco, ma soprattutto Villa Biagio abbandona la speranza di rimonta nei confronti diretti rivali, ora più 12 sugli Umbri e a più 11 sul Limolese. Campionato chiuso dipende solo ed esclusivamente da Rimini, che ora mira diritto verso la Serie C e l'habitat di appartenenza più consono, quello del calcio professionistico. Dopo una fase di studio, la privazione arriva al 14esimo, Capelupo calcia troppo debolmente, eccetera, facile presa alta per Vitali.
Poco dopo, sul corner del Rimini, battuto dallo stesso Capelupo, spunta la testa di Petti, salva sulla linea con il corpo questa volta il difensore umbro, Caggi. Per vedere la prima azione del Villabiaggio occorre aspettare il minuto 17 con il tiro di sinistro di Curti che Scotti non trattiene ma riesce comunque a ribattere. Passano 60 secondi, bella azione in uno stretto sull'auto di sinistra tra Goiebre e Buonaventura che arriva di corsa al tiro dal centro area ma trova la parata sicura di Vitali. Prima della mezz'ora però il Rimini passa, Cicarevic porta in vantaggio i biancorossi, il fantasista aspetta che Vitali vada a terra e lo colpisce di destro al centro area sfruttando l'assist di Arlotti. Via al festival del gol per il Montenegrino e un calcio anche alla sfortuna. Al 32esimo cross di Simoncelli per Cicarevic che di testa mette in difficoltà Vitali costringendolo a parata in tuffo a terra. La grande occasione per chiudere il match capita al 38esimo, Guiebre fa tutto da solo, arriva davanti a Vitali ma strozza troppo in diagonale che esce di un nulla sul fondo. In chiusura di tempo scambio a sinistra tra Cicarevic e Guiebre che lascia partire una sventa d'esterno sinistro che sfiora l'incrocio dei pali. Squadra di posto sull'1-0. La gara ricomincia sempre sotto una pioggia battente anche davanti agli occhi di Leo Acori e Paolo Bravo, oggi in tribuna a Neri. All'ottavo, eccezionale parata con il braccio di richiamo dopo di Ciccio Scotti che toglie letteralmente il pareggio dalla rete biancorossa sul tiro di Rondoni a botta sicura. Bravissimo l'estremo di casa. 13esimo, tiro cross basso da destra Simoncelli che toccato dal portiere diventa un corner. Dalla bandierina nasce una mischia in area, Brighi viene attratto dal nuovo entrato Montanucci e per il direttore di gara trattasi di calcio di rigore. Buonaventura trasforma il penalty assegnato dalla terna arbitrale e proprio con questo gol sale a quota 42 nella classifica capocannoniere del Rimini superando un certo Davide Di Nicola, 42 contro il 41 i sigilli. Al 17esimo Cicarevic ci prova da posizione di filata, Vitali ci mette una pezza. 25esimo Cicarevic lancia Lotti sulla sinistra, scavino sull'uscita del portiere ma esce di un soffio sul secondo palo. 32esimo, pallo pieno di Cicarevic sull'ottima palla di Allotti che approfittando di uno sciagurato retropassaggio serve a Montenegrino il pallone per la possibile doppietta personale. Nulla da fare. Al 43esimo viene espulso direttamente Viti per un fallo di reazione proprio dietro la panchina dei Rimini e qui nascono anche le proteste di Righetti, anch'egli allontanato anzitempo dal terreno di gioco. I Rimini continua a collezionare record, la Serie C è davvero ad un passo. Allora, nelle mille annotazioni che avete fatto, avete notato una cosa, scorsa settimana c'era qui ospite Sasa Cicarevic, Massimo, tu gli hai detto qualcosa, ieri è esploso di nuovo, si è rivisto anche tu Renzo, gli avete detto qualcosa no, voi e ieri si è rivisto c'era anche Scotti, quindi entrambi, a lui non ho dovuto dire niente, ma effettivamente Cicarevic secondo me in questo momento ha ripreso un attimino, avevamo criticato qua perché aveva ha avuto un paio di partite un po' sottotono, ma in effetti ieri ha dimostrato ancora di trovare la strada giusta. Come diceva prima Scotti ha fatto una grandissima parata, ma poi ne ha fatto un'altra che nel servizio non si vede. Un'uscita, quindi un'uscita coi piedi, a recuperare palla fino al limite dell'area di rigore. Un Rimini importante ieri, probabilmente un Rimini che se si trova di fronte a una squadra veloce, come però quella presentata nel secondo tempo, perché secondo tempo loro molto meglio, hanno tirato via l'ammonito Fracassini che è un 2000, quindi hanno avuto anche il coraggio comunque di osare, di tentare fare qualcosa e le interviste che ho visto anche dei due mister insomma si vedono bene, si denotano bene insomma quella che è stata la partita, hanno fatto perfettamente la cronaca esatta di quello che è l'andamento della gara e soprattutto anche del campionato delle rispettive formazioni. Cristiano, l'hai detto tu nel servizio sul suggerimento tuo e da parte anche dell'ottima Giorgia, 42 gol di Buonaventura ha superato un certo Di Nicola, tuo altro ex idolo, quale premiamo come miglior gol di Buonaventura in questa sua avventura biancorossa da quando esiste il Buonaventura biancorosso? Mi ricordo sempre il gol che sbloccò il risultato col Sasso Marconi l'anno scorso, il gran boli dell'incrocio dei pali, da lì secondo me è proprio partita tutta la storia del Rimini vincente. Tu Massimo pensa che Cristiano la notte si addormenta leggendo la storia dei Rimini, gli faccio questa domanda che vedrai che non lo colgo sicuramente impreparato. Buonaventura a quale posto sale nella classifica di tutti i tempi dei capocannonieri dei Rimini? Quarto posto, solo che il terzo che è detenuto da un tale Emanuele Massari, lode a lui, noi non l'abbiamo potuto vedere perché però un giocatore nome, degli anni sì, fine 40, 50, inizi 60, è attestato a quota 51, quindi c'è ancora un po' da pedalare, chissà, magari
Alex riuscirà addirittura a raggiungerlo in questo campionato, magari. Alex Bonaventura, Emanuele, lo teniamo per la prossima stagione in Serie C, se qualora il Rimini dovesse approdare. Sì, 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 adesso, fatti tutti gli scongiuri del caso, esatto. Secondo me sì, anche perché si sta meritando la conferma sul campo. Poi è chiaro che l'attacco potrebbe essere un reparto su cui c'è da lavorare, però è anche vero che Bonaventura, Cicarevic, Arlotti, lo stesso Guiebre, ci sono dei prospetti interessanti, quindi non siamo così sguarniti. Quindi secondo te la base è già di partenza per il prossimo anno? Ma secondo me l'anno prossimo facciamo la stessa politica che è stata fatta l'anno scorso su quest'anno. Cioè, alla fine vai a vedere le partite, ci sono anche 6, 7, 8 sì. giocatori che hanno vinto l'eccellenza. L'anno prossimo non credo di dire qualcosa di bestiale dicendo che non andremo su per vincere immediatamente il campionato. Quindi io credo che punteremo molto su questo aspetto. Quindi ci sarà la crema praticamente della squadra che secondo me verrà riproposta e poi si lavorerà per cercare di alzare un pochino l'asticella. Detto non detto, ha detto che vince il campionato. Detto non detto, sai cos'è? Che a un certo momento non si può neanche passare troppo, certo, cioè finché certo. ne parliamo fuori di qui o cose, scherziamo che... Poi è chiaro che qui, quando sei qui, devi dare un'opinione, devi dire delle cose che abbiano un Sì, però io vi ho imparato a conoscere la piazza, usiamo tutti gli scongiuri. Voglio ricordare lo scorso anno Ravenna. Sì, ma non lo ricordare più quella storia. No, questa è per l'attenzione che devono avere i giocatori. Certo, i giocatori non devono mollare di un pelo. Ma soprattutto la società lo sa. Ma il Bastian Contrario laggiù, hai sentito quello che ha detto Emanuele? Non è un discorso che molte squadre, io mi ricordo una su tutte che adesso addirittura è stata coinvolta anche un discorso per quanto riguarda alcune sostanze prese, parlo dei Castel di Sangue, non so se hai visto ieri il filmato, loro giocarono addirittura per 4-5 anni assieme, sempre gli stessi, partendo dall'eccellenza e riuscirono ad arrivare in Serie B. Secondo te, Renzo, se si dovesse giocare con 8 undicesimi in partenza di questa squadra il prossimo anno, ci auguriamo tutti in Serie C. Ci sono già dei buoni basi. Io ho forti dubbi su questo 8 undicesimi, questa è la mia opinione, mia personale. Però la cosa, io voglio dire una cosa, io ieri ero in tribuna, sì. era freddo, però la gente e i tifosi sanno che sono in Serie C. Però la gente mi chiedeva, Renzo, prossimo anno in C, saremo un po' preoccupati? La gente già pensa alla C, pensa a Grassi, che squadra farà. Sì. E questo, i tifosi del Rimini hanno paura, non, già loro sanno che sono in C, sì. però hanno paura, che squadra faremo? Alla Mati? Alla De Meis? Spero di no. Loro hanno sofferto questi tifosi, sì. e non vorrebbero soffrire anche per il terzo anno. La gente ieri mi diceva, Baldisseri, le squadre andremo a fare, i 2000 tifosi. Questo a me mi faceva anche piacere, vuol dire che forse mi considerano, non lo so, però la gente ha paura. Dopo arriviamo sulle considerazioni. È il 20 di febbraio, ragazzi, è il 19 di febbraio. Però la gente, me lo chiedeva. Ma passate nel dissettore di là, venite con noi sotto la pioggia, certo. che vi divertite di più. Dai, state più tranquilli, state sotto l'ombrello, il freddo lo sentite di più, è peggio, e dopo pensate meno ad altre cose. Dai. Però io, Pieroni, questo non è che me lo invento io, sentivo la gente che mi era a fianco e le domande che mi facevano, sì, parlavano, ma, non è che me le invento io. Benissimo, però se prendiamo una trasmissione più o meno dell'anno scorso di questi tempi e la mandiamo in onda, scommettiamo che tu dici più o meno le stesse cose. Sì, ma allora vedi, io cosa vuoi che ti dica? È il 19 di febbraio, mi voglio godere la vittoria. Ma io ammesso che tutti ce la godiamo la ancora, ancora non è arrivato. Probabilmente, quindi se c'è gente che passa il tempo in centrale a pensare a cosa faremo già l'anno prossimo, nel prossimo campionato, allora pensiamo a fra 5 anni quando saremo falliti, che non ci siamo più. Chiudiamo baracca e burattini, telefoniamo alla Lega, questo, non ci chiudiamo questo neanche. A Rimini non succederà mai, però onestamente... Ah no, è già successo due volte, nel giro di 3 anni, non succederà mai. E Rimini è sempre ripartito nel bene e nel male, non ha fatto la fine dell'Ancona o la fine della Maceratese. Dobbiamo, appunto... Però onestamente, però la gente ieri chiedeva tra di noi, tra la gente parlava che campionato andremo a fare. Ma tutto qui, io non mica ho detto niente, la gente
mi diceva questo, dopo Renzo, io negli ultimi Renzo, grazie, è uno che è un personaggio Renzo, serio. Tolta la parentesi Bella Vista, qui a Rimini ti parlo degli ultimi 20 anni, Cristiano mi può confermare, diciamo che Bella Vista aveva acquisito anche del personale che avesse comunque dell'esperienza professionale in ambito calcistico. Non andiamo a fare sempre riferimenti con Amati, De Meis, che sappiamo tutti quello che hanno fatto. Io eviterei, è una pagina negativa del Rimini, non andiamo a sono d'accordo, però i tifosi sono scottati. È normale che siano scottati, ecco, sono partiti dall'eccellenza, ci mancherebbe altro. Mi capito, no? Però, cosa intendo dire io? Certo che ho capito, però il tifoso deve anche prendersi una camomilla e, come dice anche Emanuele, godersi la vittoria, vivere il presente. Poi quando arriva giugno, che inizia a fare il mercato per la prossima stagione, parli con Grassi, ti vai a prendere un caffè con lui, parli con Tamai, ti vai a prendere un caffè con lui e ti diranno loro che tipo di squadra è farà. E tra poco arriviamo anche su un Grazie. Io sono sempre d'accordo, bisogna fare il proprio secondo la gamba. Esatto. Esperienza, professionalità soprattutto. Professionalità, perché poi tra l'altro arriveremo anche a vedere alcuni punti questa sera. Era nella seconda parte con l'azionariato popolare, con le presenze allo Stadio Neri in questa stagione, perché anche ieri c'è stata la giornata pro biancorossa per cercare di portare più gente possibile allo stadio. Stamattina non so se avete letto anche il Corriere dello Sport, c'era proprio un articolo inerente al video fatto dai giocatori del Rimini la scorsa settimana per invitare proprio la gente allo stadio. Abbiamo fatto un po' un'inchiesta per capire anche qual è la situazione negli stadi italiani a livello di capienze, quindi non è solamente Rimini, ma ci arriveremo nella seconda parte. L'altra volta, mi hanno dimenticato di dirlo, lo dico questa volta, mi scuso con la nostra Giorgia, le pagelle sono assolutamente le sue. Andiamo a vedere appunto il giudizio della nostra Giorgia Bertozzi ai protagonisti ieri del match. Le pagelle. Scotti 7, una sola vera parata ma di pregevole fattura e soprattutto fondamentale per mantenere il vantaggio. Romagnoli 7, coriaceo, da come tiene il campo non sembra di certo un giocatore under. Brighi 7, con grande senso di posizione salva un contropiede che avrebbe potuto fare malissimo, procura il rigore del 2-0 e in generale stravince il duello con il capocannoniere Bruno Alessandri. Petti 6,5. Continua la striscia positiva di buone prestazioni, è uno dei giocatori che è migliorato maggiormente sotto la cura Righetti. Simoncelli 6, qualche buona accelerazione nel primo tempo, quando cavalca il miglior periodo della squadra. Il calo nella ripresa gli costa il cambio. Dal 13° secondo tempo Valeriani 6, entra per equilibrare l'assetto e ci riesce bene. Variola 6, inizia bene ma deve uscire subito per una botta al fianco. Dal 27° del primo tempo Pasquini, 6, al servizio della squadra offre protezione a Capellupo, ma questo non basta a evitargli la sostituzione. Dal 30° del secondo tempo Viti, 5, un'espulsione sul 2-0 non è mai giustificabile, si attendono spiegazioni visto che dalla tribuna non si è potuto capire cosa sia successo davanti alla panchina biancorossa. Capellupo, 7. La portata della sua prestazione viene certificata dalla standing ovation dello stadio all'uscita per il cambio. Dal 38° secondo tempo Montanari senza voto, pochi spiccioli per lui. Guiebre 6,5. Ottima prova, ma mezzo voto in meno per le ghiotte occasioni da rete sprecate, troppa irruenza. Cicarevic 7. Un bel gol con un controllo non facile e la freddezza di un bomber. Dialoga bene con i compagni d'attacco. Unico neo il tiro sul palo che poteva essere sfruttato meglio. Arlotti 7. Ci mette anima e corpo. Firma un assist al bacio e numerosi suggerimenti per i compagni. Anche lui ha l'occasione di segnare, ma di sinistro in diagonale non trova lo specchio. Non era facile. Buonaventura 7. Freddezza da chirurgo sulla trasformazione del rigore. Lotta in mezzo ai difensori umbri che per tenerlo faticano assai. Con questo gol Alex supera Davide Di Nicola nella classifica dei marcatori biancorossi di sempre, toccando quota 42. Dal 41° secondo tempo Traini senza voto, anche per lui solo pochi minuti per chiudere ed esultare.
Righetti voto 6,5. Mette bene la squadra in campo, soprattutto a livello mentale. È costretto a cambiare l'assetto in corsa a causa degli infortuni di gioco e le scelte sembrano azzeccate. Mezzo voto in meno per l'espulsione per protesta in occasione del rosso a Viti. Si poteva evitare. Bacchetta tutti, la Giorgia, quindi non... siete d'accordo, no? Con Allotti avete detto tutti in maniera positiva, gli ha dato un bel 7, no? Sì, sì. Tutto condiviso. Okay. Io direi forse un punto in più a Scotti 8 e un punto in meno a 6 all'ultimo acquisto. Traini? No, Traini. Capelupo. Ok. Perché ieri onestamente sono andato proprio allo stadio per vederlo e forse ieri pensavo di vedere un altro giocatore, ieri forse probabilmente... Non mi ha convinto più di tanto. Prima di andare in pubblicità, prima mi dicevi, mi raccontavi un po' quando tu facevi il direttore di gara. Ieri, prima del fischio d'inizio, il tutto cuoio si è presentato a Castelvetro, perché credo che proprio ieri Castelvetro non giocasse al Braglia, ma nel proprio campo, caro Cristiano. Si sono presentati con l'Immetro chiedendo al direttore di gara, insieme alla terna arbitrale, se potessero effettivamente prendere le misure del rettangolo di gioco per capire se fosse appunto un campo omologato per la Serie D. Questo ha mandato in bambola su tutte le furie, ancora il messaggio qui del presidente del Castelvetro, poi la partita per dovere di cronaca, ricordiamo, è stata vinta da Castelvetro per 2-0 su tutto cuore. Queste sono cose che forse succedevano sui campi di prima categoria un tempo. Un episodio analogo, correggetemi se sbaglio, cari tifosi biancorossi da casa e voi presenti qui in studio, successe nel campionato di Serie D a Boiano, a Procopio del Real Rimini, in Real Rimini Boiano, che si misero a misurare l'area di rigore per capire se erano 11 metri di distanza o cosa del genere. Mi pare quella partita lì fu. Secondo me, quando ci giocò il Rimini, che aveva un calcio di rigore a favore, non si capiva dove era il dischetto. Esatto, quello lì. Più o meno ma non era il Rimini che lo tirò a Baldazzi, mi sa che lo sbagliò anche. Quindi era con il Rimini, no? Con il Rimini. Sì. Mi ricordavo Procopio invece per quanto riguarda dal dischetto. Invece mi hai confermato che era. Voglio dire una cosa: che ieri. Non minacciare, No, ieri a Rimini c'era il capo degli arbitri. Trifoluna vuol dire l'arbitro, era proprio tutto sotto di me. Sì, e immagino invece, che sarà rimasto. Stefano, stammi con la telecamera su Renzo Bardisseri, guardate com'è pronto. Questa domanda te la faccio subito perché tu ci tieni tantissimo. Qual era l'arbitro che stava dirigendo sabato Entella Pescara di Rimini? Dai, che lo sai. Rappuano di Rimini. A posto. Adesso puoi lanciarla tu, di pubblicità, prego. Pubblicità, Pubblicità. Ecco. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuoci piade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098.
Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e sette cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Tizio, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Sto leggendo un po' i vostri messaggi, sto facendo una sorta di summit perché più o meno dite un po' tutti le stesse cose. Per quanto riguarda il discorso che dicevi tu allo stadio, le persone che ti hanno chiesto dell'avvenire delle Rimini, ti consigliano di dire a coloro che ti hanno chiesto per l'appunto delle Rimini Serie C di godersi la vittoria, di godersi il momento magico delle Rimini. Poi ci sono delle lamentele che arrivano per quanto riguarda lo Stadio Neri, poi abbiamo anche un contributo che c'è stato ieri di 15 secondi, ringraziamo anche Eugenio Angeli. Ci lamentiamo che ci sono pochi spettatori, coprire i distinti eppure la curva, Federico Capanni. Poi questo ragazzo scrive, buonasera, sarebbe utile dicessi, caro Daniele, anche due parole sulla copertura dei distinti, non è possibile nel 2018 andare allo stadio e prendersi due ore d'acqua come ieri, è successo, grazie. PS, ti segnalo, nel distinto attualmente non c'è né il bar né ci sono i servizi igienici. Aia, va bene, adesso ci arriviamo. No, andiamo con ordine, andiamo a trattare un po' tutti gli argomenti di questa seconda parte di Sport Up. Abbiamo dato omaggio ai campioni biancorossi, adesso ci spostiamo sul focus legato un po' a quello che è stato detto anche in questi giorni, anche un'intervista nazionale rilasciata dal patron Giorgio Grassi sul sito del giornalista Gianluca Di Marzio, giornalista Sky. Azionariato popolare sì o no per quanto riguarda il futuro del Rimini? Andiamo a vedere il contributo video. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Leggendo l'intervista rilasciata al portale gianlucadimarzia.com, lo scetticismo di alcuni tifosi biancorossi prosegue. La gente vorrebbe ritrovare l'amore per la propria squadra in maniera stabile per poi non vedersi nuovamente piangere il cuore. Ci sono gli applausi per il lavoro di Grassi, ma tanti interrogativi che allarmano il popolo biancorosso. Il Rimini vuole continuare a vivere stando bene, rimanendo anche in Serie C in maniera salda, vedendo quello che è successo negli ultimi 10 anni, gli anni passati per l'appunto dall'ultima Serie B. I tifosi, vedendo l'assenza da parte dei principali imprenditori locali e l'assenza anche della classe politica, hanno paura di rivedere un film già visto. La trasparenza di Grassi tiene a freno quel sold out, ma le preoccupazioni sono lecite. Si parla di possibili ingressi, gli agganci con formazioni di Serie A, ma la base si chiama vita. L'appello è univoco, date vita perenne a Rimini Calcio. Del mondo social, delle varie iniziative legate al terzo tempo e ai tifosi, non frega davvero nulla. Sono certamente lodevoli iniziative che attorniano il contesto, ma il soggetto è e rimane il rettangolo di gioco, quello dove lo spettatore si aspetta di poter vedere all'opera la propria squadra, pagando il biglietto, elogiando e criticando le gesta atletiche dei propri beniamini. Accantonato il progetto croato, ma non chiuso, occhio al mese di aprile e di maggio, diceva colui che si occupa dell'oroscopo, il certo Paolo Fox, potrebbe essere un'estate molto calda per i Rimini. E se di azionariato popolare si tratterà, tu, caro tifoso e investitore, sarai pronto a versare la tua banconota per i Rimini e a credere nel cosiddetto azionariato popolare per l'appunto? Perché tra suggestioni e varie fantasie c'è da fare i conti con la concretezza, che equivale ovviamente alla realtà dei fatti.
Ebbene, allora, Stefano, dalla regia, facciamo capire meglio ai tifosi un po' quello che è accaduto nella giornata di venerdì, quando ho visto questa intervista. In realtà avevo già pensato di parlare un po' dell'azionariato popolare, che è stato il coinvolgimento un po' della settimana per quanto riguarda l'argomento simbolo. Se mi aiuti con il fotogramma, si chiama il contributo video, andiamo a vedere nel dettaglio l'intervista. Queste sono le frasi principali raccolte da questa intervista lunga rilasciata da Giorgio Grassi. Partiamo da un presupposto. La notizia che abbiamo dato anche ieri nella pagina ufficiale di SportUp è che in questa Serie C attualmente c'è una terza squadra che rischia di fallire, è l'Arezzo. Ieri si è pagata la propria trasferta, i giocatori sono arrivati in macchina allo stadio di Pontedera con le loro macchine, ma so che un contributo a livello di soldi l'ha dato proprio l'azionariato dei tifosi granata toscani dell'Arezzo. Emanuele, tu ci credi un coinvolgimento totale dei tifosi nell'argomento più delicato a loro come quello dei rimini calcio? Sai cos'è? Che c'è un qui pro quo di fondo. Il problema è che tutti dicono azionariato popolare per farsi capire, per arrivare dove si vuole andare. In realtà le strutture sono con un azionariato diffuso. Cioè tu metti un azionariato che è un 100% delle quote, è chiaro che chi è il detentore iniziale del 100% delle quote copre, e poi chi vuole partecipare entra con le percentuali con cui vuole partecipare. Esatto. Il vero popolare, cioè quello che nella cessione delle persone è comunemente l'azionariato popolare, quello che facciamo anche noi di amici, i 10 euro, i 50, i 100 euro, sì. Raramente anche in Germania, o dove in Germania è obbligatorio che le squadre siano così, in Spagna non è obbligatorio, ma quel sistema è normale, ma raramente questa forma raggiunge più del 10% delle quote. L'azionariato diffuso verso cui si deve puntare è un azionariato in cui non ci sia un solo imprenditore che ha il 99% e l'1% popolare che è lì più che altro a livello politico, come anche noi abbiamo tentato di fare, ma perché in quel momento là, noi esistiamo dal 2011, bravo, anche solo avere un 1% comunque era un messaggio, era un inizio. L'azionariato diffuso verso cui Giorgio penso che vada a correre, penso, perché ancora non sono stati dati esattamente gli estremi di come verrà fatto questo azionariato, però l'azionariato è questo, quindi può entrare una forma di azionariato diffuso, era la prima società di Amati di cui abbiamo parlato prima, 29 soci, quindi c'erano tante aziende dentro, erano tutte che più o meno vicine, no, al settore edile, certo. Era entrato, diciamo, quel tipo di imprenditoria, la famiglia Amati non credo che abbia mai superato il 40% delle azioni, noi gli amici del Rimini, gli amici dello sport, c'erano varie figure, tra cui Marcello Massari, che approfitto per salutare, e altri tifosi, erano presenti come singoli tifosi, sì. Ma anche lì la parte realmente popolare non ha mai superato il 5 o il 10%. Esatto, questo quindi, bisogna spiegare bene. Esatto. Non vuol dire che ci si mette nelle mani, dobbiamo essere 10.000 persone che mettono 100 euro, esatto, o 20.000 che ne mettono 500. Ci sono realtà aziendali che possono entrare in un azionariato diffuso perché non vogliono essere portatrici del peso della gestione di una situazione. Certo. A quel punto entrano dentro, esercitano anche la loro forma di controllo, perché poi c'è un consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione c'ha l'amministratore delegato che si mette a disposizione e a giudizio del consiglio d'amministrazione. Sì, sì. Periodicamente ci sono le assemblee dei soci. È una catena, diciamo. È una catena, cioè diventa un'azienda in cui è possibile un avvicendamento dei soggetti. È questo che dà la possibilità di pensare a qualcosa che durerà nel tempo, perché se qualcuno che in questo momento è importante al 50%, il 40%, il 56%, il 60% si stanca, può progressivamente dire ok, cominciate a entrare, io progressivamente me ne esco. Allora a quel punto ci può essere un ricambio, esatto, senza stravolgimenti, senza fallimenti, senza mancate iscrizioni. Quando il padrone è uno, se lui si stanca la cosa muore. Se i padroni, tra virgolette, sono tanti, se le azioni sono diffuse equamente in una realtà che rispecchia la volontà cittadina, ed è qui che ci dobbiamo domandare, c'è la volontà cittadina? Perché ai tempi di Amati ci fu, quantomeno c'era una base di partenza buona, sì, c'era stata l'idea, poi parleremo dello stadio, in quel momento c'era l'idea della cittadella dello sport, bravo, che doveva essere la casa del Rimini. E Rimini ha bisogno di questa casa, perché sarà un'altra di quelle pregiudiziali che forse non ti faranno stare nel club degli eletti se non ce l'hai. Questo fra qualche anno, se ne parla.
Giustissimo. Quindi è azionariato diffuso quello verso cui si tende. Il popolare è quel qualcosa che ti consente di arrivare, di aprire praticamente la curiosità delle persone. Esatto. Però non è che si punta esclusivamente a un mare sterminato e indistinto di soggetti. Anzi. Devono entrare più che altro i soggetti forti. Non è una cosa sbagliata, perché comunque, come dicevi tu, il fallimento non ci sarebbe mai in questo caso qui, perché è proprio una cosa che rispecchia. E se qualcuno non ce la fa più, comincia a tirarsi indietro anno per anno, qualcun altro subentra. Se i soggetti interessati sono tanti, può costare relativamente poco a delle aziende importanti, se non sono poche, mandare avanti una situazione del genere. Si riuscirà a costruire questa forma di armonia tra le imprese? Questo io credo che se non ce la fa un imprenditore come Grassi, non allora ce la fa c'è nessuno. Veramente da preoccuparsi. Sono d'accordo su questo. Nel senso che lui è il personaggio giusto, cioè lui è un industriale, un imprenditore in mezzo a tanti industriali e tanti imprenditori. Perfetto. Credo che se non ci si fida di lui, io non so di chi si possono fidare o meno. No, il discorso è giusto, non è sbagliato, quello che ha pensato secondo me è assolutamente Giorgio Grassi, io so già dove voglio arrivare loro. È chiaro che, me l'anticipo io la domanda, lui ha spiegato benissimo l'idea di Giorgio Grassi, però qui si bada a un valore della città, in questo caso una squadra di calcio, a non perderla come è successo in maniera così diffusa negli ultimi 3-4 anni. Cristiano, iniziamo da te a sentirti, però chiaramente gli obiettivi devono essere quelli alla portata di mano, mai il passo più lungo della gamba. Sì, il meccanismo che ha spiegato adesso Emanuele è un meccanismo, direi, quasi perfetto. È un bellissimo combustibile, il problema è che ci deve essere il motore giusto per metterlo. E io ho dei seri dubbi, purtroppo, che Rimini sia il motore giusto. Invece, col signore lì vicino a te, so già cosa sta per dire: una mano al cuore e una mano al portafoglio. Io, chiaro, l'ho sempre detto: Grassi è un personaggio, e lo voglio dire, l'ho detto per l'ennesima volta. Se non c'era oggi Grassi, probabilmente a Romeo Neri c'era un parcheggio. E l'ho detto già altre volte. E molti sarebbero stati contenti. Ecco, non lo so. Questo non lo so, però onestamente a questo Giorgio Grassi sono sempre delle idee che lui è il passo più lungo della gamba, non lo farà. Però penso che se vogliamo vedere Rimini, ci voglio dire una cosa, a questo personaggio bisogna aiutarlo. Beh, quello è normale, dobbiamo essere tutti uniti. Perché abbiamo un personaggio, non bisogna come Grassi abbandonarlo subito, bisogna dargli una mano, bisogna aiutarlo. Sì, sono d'accordo. Vabbè, su questo punto qui sono d'accordo, per il bene della città e per il bene della tifoseria, anche per rivedere Rimini in categorie più consone. Serie D sta strettissima, la Serie C così così fatta come negli ultimi anni, magari sarebbe sogno di tornare appunto in Serie B. Sogniamo in grande questa sera. Allora, arrivo ai tanti messaggi che sono arrivati stasera sulla questione stadio. Che dirvi? Andiamo a vedere direttamente il servizio e poi cerchiamo di capirci qualcosa assieme, anche sull'affluenza allo Stadio Neri. Ieri c'è un contributo con il qui presente Renzo Baldisseri, realizzato dal nostro Eugenio Angeli, che riguarda anche una provocazione, chiamiamola così. Però partiamo con ordine. Servizio sullo stadio. Sono Fabrizio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. In Italia non si va più allo stadio, ormai questo è un dato di fatto. Quello che preoccupa è che perfino il campionato americano abbia più spettatori della Serie A e della Ligue 1. Secondo uno studio prodotto da ALS, infatti negli Stati Uniti durante le partite della regular season si è registrata una media di 21.692 spettatori, con uno 0,62% in più rispetto alla stagione precedente. Lo stadio dove i seggiolini sono stati più occupati è quello dei Seattle Sounders, con una media di 42.636 spettatori a partita. La MLS si piazza addirittura al sesto posto nella classifica stilata dal quotidiano spagnolo, quinto il campionato cinese, quarto quello messicano, terzo quello spagnolo. I primi due posti sono occupati dalla Bundesliga e dalla Premier League. Risultati incredibili, pensando che fino a pochi anni fa la nostra Serie A primeggiava in queste classifiche, ora invece registra addirittura un record negativo. Alla seconda giornata del 2016 erano 821 spettatori per Crotone
Genoa. In Serie C, a parte il girone C che comprende piazze, tifoserie e calde, non a caso battezzata Serie B2, lo share si alza, ma se si considerano ad esempio i tifosi giallorossi del Lecce che hanno visto la propria squadra prima di questa stagione aggrapparsi all'ultimo treno valido per i playoff, il dato è emblematico. Lo stadio Via del Mare, che può contenere 40.000 posti, viaggiava attorno alle 5.000 unità nei periodi più critici. Tutto dipende dal risultato, ma anche dal biglietto che, proporzionato all'euro, costa tanto e alle pay TV, arrivata a coprire anche la terza serie, che tolgono lo spettatore dallo stadio. Ora, per una sera, dimenticandoci i famosi cuscinetti di Baldisselli, sedili sporchi a neri, i cosiddetti servizi igienici, potremmo dire che non sia uno stadio che invita lo spettatore ad andarci. In curva non si vede assolutamente nulla, nei distinti si vede bene, ma occorrerebbe mettere d'accordo ultras più accesi e semplici ultras. Come risolvere tale problema? Creare terzo tempo, come dice Patron Grassi, creare intrattenimenti, inserire un museo stile stadio inglese e relativi negozi, compreso quello del marketing? Tutto bello, ma prima occorrerebbe fare uno stadio nuovo, perché le persone dell'attuale impianto non sono affatto contente. Anzi, sono abbastanza stufe di protestare invano, scegliendo la strada loro più consona, quella dell'abbandono. Renzo, allora partiamo prima da te e poi ce lo spiega meglio Cristiano, poi spieghiamo meglio questo servizio. Papini, alias Papen, dalla regia, mi aiuti con Tribuna Stampa, si chiama quello che ieri ha fatto riprendere Renzo Baldisselli. Questa è stata l'accoglienza che ci hanno riservato quando siamo arrivati allo stadio. Cosa c'era lì? Cosa c'era, Renzo? Hai messo tu le cipolle lì? Io onestamente ieri ho visto qualcosa di brutto allo stadio Romeo Neri. Io dico una cosa, voglio partire un po' di dietro. Rimini è una città più bella del mondo, mare, vita, ristoranti, belle donne. Si mangia bene, ci sono delle belle donne, a Rimini non manca niente, c'è tutto, anche i piccioni ci sono, c'è la vita, ma probabilmente tutta questa gente che viene al mare, che viene in bar, probabilmente se vanno allo stadio mi dicono ma questo non è Rimini. Ieri Rimini si è visto qualcosa di bello, bello così in senso povero, vedere allo stadio Romeo Neri, una squadra che punta ormai con un piede in Serie C, vedere uno stadio in queste condizioni veramente mi fa rimbrividire. Onestamente io decisi ho detto alcuni anni fa che per andare nei bagni ci voleva gli stivali, in cui questi stivali ci vogliono. È una cosa vergognosa, non c'è un bar. Mi dire una cosa di questo lavoro qua, è veramente bruttissimo. Onestamente va bene, sono d'accordo, però onestamente andare in C e tutti ce l'aspettiamo, vedere uno stadio in queste condizioni è una cosa vergognosa. Io dico soltanto una cosa, all'amministrazione comunale, non pensiamo solo alla politica, pensiamo anche allo stadio. Cristiano, vuoi spiegarci meglio quello che è successo? Il problema dei piccioni con annesse, avete già capito che cosa, perché si vede bene, molto bene dalle immagini, è un problema che è stato sollevato, mi risulta, già a settembre al competente ufficio sport, al che seguì, sempre così mi dicono, un sopralluogo da parte di alcuni tecnici del comune o di Antea, che andarono al Neri per cercare di risolvere il problema, ma il mezzo meccanico di cui si erano dotati aveva un braccio tipo gru troppo corto che non arrivava, quindi per stanare questo nido di piccioni, e avevano detto che sarebbero ritornati al più presto, però nessuno si è più visto, la cosa è caduta nel vuoto nonostante ulteriori solleciti. Questo solo per dire una cosa, per dire, non parliamo dello stadio, ieri al Flaminio, dove giocano i Cramps Rimini, pioveva addirittura sul parquet, il basket tutto andava a giocare a Sant'Arcangelo, una cosa che si sapeva già da 3 settimane. Mamma mia. Vogliamo parlare, non so, della curva, non so, forse bisognerebbe chiamare qualche scienziato della NASA per progettare 2 tubi innocenti da mettere dietro la porta, non so, evidentemente è una cosa che non si vuole fare. La copertura di distinti a questo punto mi sembra un qualcosa di fantascientifico, se paragonata al problema dei piccioni o di spostare una curva dietro la porta. Credo che veramente siamo arrivati al punto di poter dire che in questo paradiso i santi non giocano a pallone. Chi vuole capire? Io voglio fare una battuta. Io la domenica, quando vado a Romeo Neri, mi porto 2 fazzoletti, uno per il naso e uno per pulire il sedile. Il sedile. È grave, no? Onestamente, sì. Ieri cercavo Peroni, l'amico, per comprare un cuscino, perché veramente ieri... Cosa? Con questo marco? Probabilmente ieri avrei fatto i soldi.
con te. Va bene, va bene, va bene. Io comunque guarda che cioè, io capisco che la sala stampa, la centrale, è l'aspetto che fai vedere la gente che ti viene a trovare, ma voi dovete provare l'esperienza di stare di là tre ore sotto la pioggia. Tu arrivi sotto la pioggia davanti al lago. Per andare al bar c'hai una scarpa d'acqua, devi passare di dietro. Non so, Emanuele, in questo momento gli unici servizi igienici, come ha scritto lì, sono nella tribunetta, quella lato su palazzetto. La curva ieri c'ha solo un quadretto di questa grandezza qua dove accedere al bar. Davanti c'era un lago d'acqua. Quindi chi voleva andare a comprare qualcosa doveva fare di necessità virtù e bagnarsi fino alle ginocchia. Qui siamo veramente, quando piove, siamo veramente a livelli di terzo mondo. La centrale io posso capire che la facciamo vedere, quindi è una cosa brutta perché la gente da fuori vede. No, però la centrale vi posso garantire che le due domeniche che ho fatto lì, perché stavamo al banchetto per il tesseramento, ancora si sta. Insomma, il bar è un gazebo, però è gestito un pochino bene. Ma ragazzi, negli altri settori è veramente una cosa indecente. Lo so, ma è veramente una cosa indecente, cioè, siamo veramente a un livello di impresentabilità totale. Cioè, io ieri, se veniva qualcuno, partita di cartello, poteva anche capitare che qualche pazzo, nonostante la pioggia, decidesse di comprare nei distinti il biglietto, che costa un pochino meno che dall'altra parte, si trovava veramente in una situazione che la gente oggigiorno non conosce più. Noi siamo cresciuti sotto la pioggia con l'ombrello, ma la gente oggigiorno non va in quelle situazioni lì. Se si trovano per sbaglio, io mi ricordo una scuola a calcio l'anno scorso che è venuta a visitare il Rimini, c'erano le mamme con le gonne corte con i tacchi ed era una giornata di pioggia. Noi possiamo dire ma guarda questi come vengono, poi dentro di te pensi ma questi non sono mai venuti in uno stadio. Certo. Quindi è chiaro che vanno allo stadio vestiti un pelo più pesanti perché è freddo, ma pensano di andare in un ambiente civile. Invece non è così. Lì ragazzi, cioè, ci sono dei punti dove veramente ci sono 10-15 centimetri d'acqua e l'acqua scorre perché è in pendenza, quindi poi, devi stare attento dove ti muovi, fatto... dove vai. Dimmi. Poi io una cosa certa, anche loro, i ditti di lavoro, i giornalisti, la stampa, per salire veramente anche gli stessi operatori, dovevano evitare, mi sembrava Gustavo Teni, perché lì c'era... piccione, lì c'era una cipolla, lì c'era un qualcosa di poco bello. Ieri ho visto veramente qualcosa di brutto a Romeo Neri, veramente sono rimasto veramente noi male. Ringraziamo che poi tra l'altro ci hanno, io non ero presente ieri lì, mi hanno riferito che poi è stato anche il magazzino del Rimini insieme ad altri operai che lavorano durante la settimana per il Rimini Calcio a spostare quella schifezza che avete. Voglio fare l'ultima prova, io mi auguro con tutto il cuore che l'amministrazione comunale insieme a Grazzi guardano queste cose, perché onestamente non guardiamo una rotonda o una via, guardiamo anche lo stadio, perché penso che lo stadio sia sempre una proprietà del comune. Se parliamo di azionariato popolare, te l'ha spiegato lui, è una cosa che riguarda tutta l'intera città. Appunto, se ecco, si fa del bene. Rimini è la città più bella del mondo, ragazzi. Ma Rimini è bellissima, Rimini allora, si sta benissimo. Però vedere uno stadio in questa maniera veramente. Ho capito, ma più che invitarli qui, farli venire qui, farli promettere le cose e poi non le mantengono, io cosa devo fare? Le vogliono fare, Fare. Chiaro, mi dispiace, se potesse per me, per i tifosi, per Giorgio Grassi, farei qualcosa, ma purtroppo se ancora ad oggi non c'è un bar con un tendone, non c'è un bar vero e proprio allo stadio, un motivo c'è. Ti viene da chiedersi dove cavolo siamo in questa città? Siamo allo Stadio Neri purtroppo, lo identifichi così lo Stadio Neri, non fammi incazzare. Allora non guardiamo sempre solo la politica, guardiamo anche altre cose. Ti voglio bene, dai, non fammi arrabbiare in diretta, che solo dopo Ma dobbiamo arrabbiarci. Sì, ho capito, 8 minuti mancano, no, cerchiamo di andare, seguitemi adesso, andiamo a vedere subito il Vigor Carpanetto, il prossimo avversario del Rimini. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini.
Alessandria, Pro Piacenza e Sud Tirol, le ultime squadre di Lega Pro di Rantier prima di trasferirsi alla Vigor Carpanito, che all'andata qualche brivido di troppo ai biancorossi a neri lo recò. 5-2 fu il finale, ma era una formazione che stava ancora assaggiando per la prima volta nella sua storia la Serie D, dopo che ebbe modo comunque di affrontare i Rimini in Supercoppa nella precedente stagione, cedendo il passo solo ai rigori. Oltre a Rantier, autore di 10 centi nelle file emiliane, troviamo altri elementi interessanti e indiscutibile qualità: Ceik, autore di 9 centi stagione, Mastro Tortoro con 4, Tinteri 3 e Franchi 2. Il bilancio, fatto di rendimenti in casa e quello esterno, è quasi di parità. Sono infatti 16 punti ottenuti davanti al pubblico amico, 17 quelli in esterna. In casa ben 18 le marcature contro le 17 subite, mentre fuori casa i gol incassati pondono a quelli realizzati, ben 17. Nel giro d'andata due vittorie di prestigio in casa di San Giovannese e Villa Biagio, oltre ad aver fermato sul pari Fiorenzuola e il Forlì. Due mezzi passi falsi ad inizio girone di ritorno dovuto al pari interno col Mezzolara e alla sconfitta con lo Sporting Trestina. Il Rimini arriva a giocarsi la propria gara in un campo piccolo ma accogliente, ma le insidie, come si dice, sono sempre dietro l'angolo. Questa è il Vigor Carpanito, prossimo turno mercoledì, turno infrasettimanale si giocherà con inizio alle ore 14.30, eccola qui la sfida, l'abbiamo già detta, Carpanito contro Rimini, all'andata finita 5-2 per il Rimini. Ebbene, andiamo a presentare la Marcord, questo mese scelto dal nostro Cristiano Cerbaro, un giocatore del passato che chiede scusa anche a voi tifosi biancorossi, Maurizio Neri. Noi eravamo abituati a vederti la domenica sera al 90° minuto e il giorno hai scelto addirittura di scendere in C2, ricordaci il perché. Sono nato a Rimini e durante la mia carriera ho sempre portato questi colori in giro per l'Italia, nel senso che dicevo che ero nato a Rimini, ero tifoso del Rimini, poi residente della Regia Marina, però il Rimini è sempre stata la squadra del cuore, sono nato lì. E quindi tifoso. Non mai poi mai avrei pensato onestamente di scendere in C2 per giocare in una squadra se non nel Rimini. È stata una serie di coincidenze, quell'anno lì ricordo benissimo, avevo qualche proposta ancora in Serie B, stavo valutando e mi allenavo con il Bellaria, con Giordano Cinquetti, col grande Giordano, mi allenavo con lui. Tra l'altro ricordo una bellissima frase, perché noi in quell'estate lì facemmo un triangolare con Rimini, appunto, Bellaria e non ricordo la terza squadra. Io volevo tutti i costi giocare naturalmente allo stadio e volevo giocare contro i Rimini e Giordano mi disse: non ti faccio giocare perché se ti vedono poi ti prendono. E lui mi voleva tenere a Bellaria. Era il grandissimo, naturalmente, il centro della vista e l'indimenticato presidente. Spesso al cancello mi ricordo benissimo il cappello che mi disse: allora quasi che ti decidi a vestire la maglia bella possa, ma io in quel momento ancora non avevo un test, insomma, le cose per cui non trovai nessun accordo in Serie B e feci questa scommessa, insomma. Senti, il primo anno subito partenza ad ASM, cavalcata trionfale fino alla vittoria di Trieste, poi la sconfitta col Mestre e l'assurdo fare lì in casa con il Castel San Pietro. Scatini dei ricordi che sono, ti dico la verità, più dolore che gioia, nel senso, è stata una grandissima soddisfazione vestire la maglia, credo di aver fatto delle cose importanti, sono stato benissimo, dei ricordi fantastici di tutto l'ambiente, vorrei anche ricordare Franco e Isa che sono scomparsi in questi ultimi anni e che mi trattavano, portavo le mie figlie piccole al campo, cioè, per me era una famiglia, onestamente dopo anni di professionismo ad alti livelli mi sono ritrovato in una realtà più piccola ma fantastica, perché era veramente una famiglia e poi comunque vestivo la maglia per la quale tifavo fin da bambino. Ho vissuto tutto in una maniera forse che troppo esagerata, ero coinvolto al 100%, ed è per questo che ti dico che rimane troppo vivo il dolore delle sconfitte. Ecco, tra l'altro sono state due stagioni molto simili, no? Tu andavi a segno ripetizione, nella seconda ha fatto 14 gol, e sono tutte finite con quella sconfitta interna maledetta a un metro dal traguardo.
Due sono quelle più dolorose in assoluto, quelle che proprio che mi fanno male, mi fanno prestare male, di Pesaro, dove io ho sbagliato i rigori in campionato. Prima in campionato, quella a Pesaro io ho avuto il rigore sullo 0-0 e per me avremmo vinto il campionato. Avevo fatto due gol la domenica prima. Con Fiorenzuola. Con Fiorenzuola, bravissimo. Stavo benissimo, ricordo, stavo volando e mi ero procurato quel rigore. Quello è un errore che mi pesa ancora adesso, perché sono convinto che se avessimo vinto quella partita non ci avrebbe più fermato nessuno. E poi sempre con il Pesaro, naturalmente la sconfitta in finale, che vabbè, quella non lo so, nella vita a volte ci sono dei disegni che sono secondo me già programmati, perché non vincere quel campionato e non vincere, anzi perdere quella finale lì. E ti dico ancora oggi che è impossibile, non ci credo ancora adesso. Accentuato da quella, e quella è l'ultimo purtroppo dei ricordi dolorosi, da quando mi sono ripresentato come allenatore del Real Madrid. Sarei benissimo, sono interviste dove parlo, fine partita, si vede la mia faccia. Ancora oggi tutti quelli che mi conoscono in giro per l'Italia, siccome oggi le informazioni e naturalmente la rete permettono di vedere tutto, di me vedono quell'intervista, mi chiamano, e mi dicono, ma così non ti abbiamo mai visto, cosa ti hanno fatto? Quella non l'ho ancora capita, sono passato dallo stadio tutti in piedi ad applaudirmi alla partita in casa col Mestre quando rientravo dopo 10 mesi dall'infortunio. Gol su rigore, il tuo ultimo gol. Rigore, esatto, il mio ultimo gol con la maglia del Rini, a quella assurda contestazione che ancora oggi non capisco, ti ripeto. Sì, ti chiudiamo con un bel ricordo invece, dei tuoi gol che sono tutti, cioè, proprio di una fattura da categoria superiore, ce n'è uno che ricordi con più piacere o al quale sei particolarmente legato? Primo, dai, perché il primo. A Gubbio? Primo, sì, bravo, esatto, a Gubbio perché non mi ero ancora calato bene nella realtà, perché non è semplice venire da tanti anni di professionismo a tanti livelli, ritrovarsi lì e sentire così forte quello che stavo facendo. Quindi ero anche emozionato ed ero anche bloccato inizialmente, insomma, e quindi quel gol lì, la prima corsa sotto i tifosi, credo che sia stato un momento, in quel momento io ho capito che la tifoseria, la squadra, l'allenatore, il presidente, cioè che contavano molto su di me. Bello. Ecco qui, rientriamo dunque dopo il servizio di Maurizio Neri, siamo ai saluti finali, ringraziando Valentina Bellini che questa sera non è qui tra noi, inizia a salutare il nostro Emanuele Pinoni, grazie Emanuele. Buonanotte a tutti. Grazie a Massimo Zanini. Buonasera a tutti, buonanotte. Grazie a Cristiano Cervara. E grazie a Renzo Baldisseri. Buonasera a tutti. Noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre dalle ore 20:45, qui su Rete 8 VGA Telerimini. Grazie a Daniele Emanuele.